Salve, buon pomeriggio da il piazzale Circo Massimo. Qua siamo circondati di sole. Massimo, due persone, tre. Abbiamo buttato ragazzi, guardate un po' qua. Abbiamo portato le ciliegie. Perché farli così? Le ciliegie perché parlo così? Perché mi sono mangiato una ciliegia e mi è rimasta qua. E abbiamo portato le ciliegie, ma siccome non le abbiamo mangiate perché sono calde, mo facciamo l'infuso di ciliegie. Abbiamo portato le banane e facciamo anche l'infuso di banane perché sono molto calde. Anche. Amore, i panini con l'uovo e se sono fatte le frittate qua con il caldo che c'è. Si è fatta una frittata. Christian, dove l'hai lasciata la corda? Non la lasciare lì, eh? E abbiamo, vai a prenderla. Siamo arrivati qui a luna, tempo di mangiare, tempo di bere l'acqua. E il panino. Il panino, tutto molto bello, molto bello, molto bello. La certa mia moglie mi ha detto, mi pare che il sole mi sta rompendo un pochettino i jigsigin. Tempo 12 minuti e sarà il momento di andare. E così è stato. No, ha durato più di 12 minuti, 15. Al 15° minuto mi ha detto... Mi pare che il sole ha fatto già troppo danno, andiamocene a casa. Amore, quindi... ho la schiena bollente, sennò mi si abbassa la pressione troppo. Si abbassa la pressione, amore, non ti preoccupare, alzo la pressione, amore, con tanti baci e abbracci. Dai, va bene. Come parliamo? Sto scherzando, amore, sai, io sempre voglio scherzare. Cioè, che cos'è la vita senza uno scherzo? Che cosa è la vita senza una risata? Lo so. Dimmi la verità, che cosa fosse la tua vita senza... È andata via il sole. Quindi altri 15 minuti? Guarda Cristian dove si è, dove è andato. Signor Garcia, lascialo là, lascialo lì, se ti piace stare per i cavoli suoi. Ecco lo sguardo proprio da... Che vuoi amore? Amore proprio... Se vogliamo esagerare, se vogliamo mi piace stare per i cavoli suoi. E qua anzi ultimamente proprio... Toda la muere dice lo sombra non si ben panà. Que todos somos iguales, pero si nosotros nada. Todas las mujeres dicen que no venden banana. Un'altra banana ti mangi? Una me son mangiata. Tu le vuoi l'altra, amore? La metto qua da parte. Guarda, io quello che ho mangiato, ecco qua. Io mi sono mangiato la mia banana, potassio e magnesio. No, il magnesio l'ha preso mia moglie, io il potassio. Poi il panino. Il panino, vabbè, la frittata con la verdura, con la cicoria. E poi, siccome avevo fame ancora... Ho fatto l'omelette, perché ci ho messo un po' di latte dentro. Ah, l'omelette. Io mi sono mangiato la bananette con la banana con i crackers. Banana con i crackers? No, vabbè. E c'avevo fame ancora, che facevo? Andavo già sotto. E poi dici che a chi l'hai visto fare pure? No, e questo, amore, perché... Oh, Christian? Sta qua sotto. No, io credo che te l'ho già detto mille volte. Nei tempi... Cuba, quando avevo tanta fame, che era quasi sempre quando ero giovane, no? Quello che più si trovava erano le banane, che era quello che costava di meno, le banane mature. Tante volte, per variare, banana da sola, ogni tanto ti trovavi un pezzo di pane, quindi che infilavi, non c'avevi né gli affettati, il burro non si trovava mai, l'olio, che ve lo dico a fare, e allora noi prendevamo un pezzo di pane, via la banana dentro e ti mangiavi quel panino. L'altro giorno sono andato al mercatino degli indiani, Christian, e mentre stavo arrivando ho visto questo indianuccio con paesano alla fine di battaglia, che apriva questo pane e ci ha messo una banana, perché là non siamo solo noi cubani, anche gli indiani se mangiano i tempi di guerra. Però la differenza è che qui in Italia c'è di tutto, l'indiano però è recidivo, perché è, con tutto ciò che c'è da mangiare qui, ha voluto mangiare il pane con la banana e mi ha fatto venire voglia. Eppure tu ti sei mangiato il pane con i crackers. La banana con i crackers. L'abitudine è più forte dell'amore, dicono a volte, no? E invece io, probabilmente per le 300.000 volte che ho mangiato il pane con la banana, ogni tanto mi viene proprio questo schiribizzo di prendere un pezzo di banana e mangiarmelo col pane, perché... Oppure il pane con l'avocado all'interno. Vabbè, l'avocado è buono. È buono. Aspetta, che non lo vedo, Christian. C'è chi non lo vorrebbe mai. Vai a cercarlo un attimo. Scalzo. Ah, è che c'è tutta quell'erba alta e non lo vedevo. Vediamo dov'è. Salì a meditare lui. Ad osservare la natura, gli piace tanto a Christian.
Tutto bene, amore? Ti ricordi poi di prendere la corda? Non ti scordare poi di prenderla quando andiamo via, eh? Che quella è quella che ti porti a scuola ogni giorno, se no poi quando fai motoria poi non ce l'hai. Mi sa che proprio domani c'hai motoria. Ok? Dopo la prendi? Torniamo un po' dal signor Garcia, vediamo un po'. Oddio che bello, è andato via il sole! Un pochino. Sennò la pressione mi scende tanto e mi sento male. Ciao ragazzi, buon 2 giugno! Mi fa ridere perché mia mamma è andata al mare questa mattina e mi ha detto niente, è andata a Ostia, mi ha detto niente, sto ritornando perché c'era tanto vento, dice, sto morendo dal freddo, non c'era neanche un po' di sole. Io invece sono venuta qui, siamo venuti qui così per fare questo picnic, proprio perché ho detto è la giornata ideale per me visto che ci soffro di pressione. Invece alla fine è uscito il sole, ogni tanto va via quando è così, proprio che va via, c'è freschetto, sta benissimo. Invece appena torna e mi viene un po' d'affanno. Adesso mi sto mangiando la mela essiccata, questa qui è buonissima, mamma mia, mi piace proprio tanto tanto tanto. Sono diventata una mangiona ultimamente, sì. Vuoi un pochino di mela essiccata? Essiccata proprio. Sì, non c'è neanche una, è proprio talmente essiccata. Comunque io, vabbè, guardate un po' che mi ha preso il mio maritino, che lo sa che io quando ho un sacco di fame... Quando c'è un buco allo stomaco... Quando c'è un buco allo stomaco mi riempie con l'ananas essiccata, la mela essiccata, insomma, tutto essiccato. Questo aveva l'intenzione sul complimento? Sì, amore. Ah, sì, che bello. Sì. So che tu ci pensi sempre a me. Sì, è vero, è vero. Lui ci pensa talmente tanto che io veramente dubito che lui possa assistere al parto. Mi diceva, quando è stato? Ieri, l'altro ieri? Mi diceva, sì, dai, mi piacerebbe tanto, così ti faccio imparare. Pure l'altra volta mi piaceva l'idea, solo che è una certa che ti ho visto che stavi sclerando e ho provato a tranquillizzarti, hai sclerato di più. E questa è la verità, io la volevo sostenere. La volevo sostenere, invece lei mi ha detto non mi devi sostenere, devi proprio andare. Non è vero, no, tu non è che mi stavi sostenendo, tu mi dicevi amore, ti fa male, mi dispiace, io non posso vederti così. Allora a me mi faceva stare ancora più male, dicevo vabbè dai, non mi vedere soffrire, vai via. Così non soffro io, non soffri tu e sì, perché, siamo a posto. No, infatti io. Questo è quello che mi mette più paura, perché io la vedo che sta male. Infatti lei c'ha un mal di testa, c'ha qualunque cosa, già vedo che sta male, sto peggio io. Cioè, una cosa tremenda, no? Perché poi non mi piace vederla soffrire, quindi non... Perché, per quale motivo sarà? Perché ti amo spesso. Però sì, è la verità, quando la vedo sta male io poi mi agito. E poi soltanto di pensare al parto, no? Che giustamente uno ha dei dolori là tremendi. Di dover stare lì magari mezz'ora, ma magari 3 ore a cercare di... Sì, ma è mezz'ora? Dico magari mezz'ora, che magari partire subito, magari 3, magari 5. Di stare lì, amore, che c'hai? Io ho paura che prima o poi... Allora, tu devi fare un corso tipo preparto, di quelli proprio, di quei corsi che dicono ai mariti che devono dare il massimo sostegno morale, ma proprio sostegno di quello, dai che non è niente, capito? Tu mi devi fare così. Ah, tu dici una... E certo, una botta di non me ne frega niente, ho capito. Una botta di non me ne frega. Faccio finta che sto assistendo al parto di un'altra persona che non conosco. Neanche lì ci riuscirei, perché alla fine quando vedo una persona così... Ma infatti, non è solo per me, infatti, non è solo perché mi ama, lui no, è proprio... No, amore. È proprio così. Principalmente per quello, poi lo so, amore, però che comunque è una... Vabbè, è un'altra persona. Sì, però magari è un'altra persona che non è di famiglia o che non conosco e io ci provo, poi se mi manda a fare quel paese, giro tagli e me ne vado. Invece con te ci rimango ancora più male, capito? Non se voglio... mi manda a quel paese. Immaginate tutta stressata, ah, amore,
perché mi fa male. L'amore, siediti qua un secondo, aspetta che non ti aiuto io. Ma vattene là, io non so cosa fare. Invece no? Io per come sono fatta, secondo me, se lui mi dice dai che ce la fai, dai forza, vabbè, tanto lo fanno tutte donne, quindi se ci riescono tutte ci riesci pure, cioè, capito, psicologicamente okay. Questa cosa, vabbè, in non, un momento in cui io di solito lo penso, no, cioè per esempio, no, io di solito penso questa cosa, se ce la fanno tutte le donne, vabbè, ce la faccio pure io faccio una promessa, anche perché ho già partorito, quindi lo so, sai che io le promesse le mantengo. Ora, quasi quasi non la faccio ancora perché non so il coraggio fino a dove arriverà, però tu mi stai portando a fare una promessa del tipo: vado là dentro, ti faccio partorire, e non ti do manco un bacetto, faccio proprio perché? Bella, dai, ti devi sbrigare. No, spingi, dai, su, no, ma fare. No, ma guarda, che amore di che, io non ti conosco, dai, spingi, che mi conosci, mi stai dicendo che tu che ti quanto è? Un conto era da dare supporto, dare forza, così, dai, su, dai, dai. E dico, oh, bella, che a Cuba partoriscono in mezzo alla campagna, quindi via, datti da fare, che qua c'è tutto. No, perché me la parla così, no, io non so chi sei, va, via, dai, che qua fra mezz'ora arriva un'altra persona, dai, dobbiamo liberare il posto, così ti fanno là. Che bisogna liberare il posto, proprio. Dottore, ma che faccio? Che ne so, parla con tuo figlio. Basta. No, ma hai capito? No, fai maschilista il cattivone, no. Però il amore, io per cercare di non essere tenero, coinvolto, devo proprio fare lo stronzo, cioè devo dire, nel senso che devo far finta, se tu vuoi che faccio così, perché se poco vado a fare, cioè devo a sostenere e sto male, quindi faccio finta che non so chi sei. Dai, voglio del sostegno, faccio il suono della finestra accanto, ti dico, dai. Facciamo finta che ce la fai a sostenermi e tutto quanto, no? Che arrivi fino al momento proprio più bello che attendiamo tutti. Mi metto a piangere. Che è tutta quella polverata che si sta alzando là? Un cane che sta giocando lì, una palla. Sarà il vento? No, c'è una fumata? No, c'è un canino. Che ti stai mangiando? Amore, tu non... Oddio, un pezzo di... Preso così da terra? Certo. No, vabbè. Tu sai che tu non sei cresciuta proprio... Che non sono campagnola. Gli stuzzicadenti di Cuba. Ma che schifo! Sai quanti cani fanno la pipì qua? Ma che... Questi sono gli stuzzicadenti di Cuba. È proprio cubano. Amore, ecco perché c'è tanti anticorpi. Sì. Senti, allora, dicevo, mettiamo caso che ce la fai, ok, a darmi forza, ad arrivare all'ultimo momento, no? Ok. Ma quando esce Christian, dove ti metti? Davanti proprio a vedere o dici che non ce la fai? Ma tu mi stai chiedendo troppo, amore mio. E dove mi mette il dottore? In tempo di Covid dove decide il dottore? Tu stai là, io non lo so. Tempo di Covid che c'entra? Io quello che so è che mi metterò, non lo so, ma quello che chiederò è un po' di cotone con alcol. Così se poco a poco sto per svenire, non usare di alcol, mi ripiglio, perché non so fino a quando veramente c'ho il coraggio di stare fino all'ultimo, perché sono troppe emozioni insieme, troppe cose belle. E magari mi succede troppo come altro sangue, no, ma non tanto sangue, no, non ti spaventi, no, sangue, no. È tutto il vederti così, è pure il momento, no? L'ansia di vedere il bambino, poi sperando che non mi sia come l'altra volta che mi sono messo a piangere con il bambino che non è mio. Che ho pianto per un altro bambino. Quindi amore, sei pronto? Facciamo un... Che facciamo? Un corso. Ma esiste un corso preparto per i papà? Ma non corso preparto tipo per assistere a livello... Come si dice? Emotivo? No, io dico infatti proprio emotivo. Io... Cioè di solito nei corsi, insomma, ti insegna a fare i massaggini. Quelli te li faccio, i massaggini, e il supporto, il partner support, io ti supporto proprio tutto. mi supporti. Supporto, detto, insomma, okay. Io penso di fare bene, insomma, il mio ruolo da marito di papà. Però, un corso di forza da. Amore, non ti preoccupare che su YouTube, sai quando ce ne stanno, mi trovo il primo e dici su, forza coraggio, dai, 1, 2, 3, mi pio qua 2 Red Bull.
mi riempio di sì. Red Bull tipo le ali, ci metto un po' di roba dentro il corpo, così sto bello carico, bello. Non divento un tenerone, ve lo prometto, non sarò quel giorno, non devo essere un tenerone, altrimenti mi devono mettere a fianco a lei a... Senti, ma le bottiglie di vino? Beh, quando le stappi? Le bottiglie di vino il giorno... vediamo. Perché quant'è adesso che non bevi? Per la promessa. Lui ha fatto la promessa che fino a che non nasceva... Cioè, lui tu hai fatto la promessa da quando io ho fatto Quando hai perso la seconda gravidanza, sì. Praticamente quando ho fatto il raschiamento ha fatto una promessa che non... Che non avrebbe mai assaggiato neanche il vino, perché lui di solito, che ne so, un mezzo bicchierino se lo fa sempre a pranzo, a cena, sì, così. Diciamo che è una delle mie proprie passioni, no? Il vino, un po' perché ci lavoro, un po' perché mi piace comunque moltissimo il mondo del vino, credo che ve l'ho detto già altre volte. Comunque sì, ho fatto questa promessa, ho detto che non toccavo più un concetto di niente, di vino, né alcolici, nulla, finché non avrei avuto in mano il mio secondo genito, e allora è stato a luglio scorso, quindi già andiamo per un anno adesso. Che non vive, quindi ha detto appena nasce Noah. Quindi sì, appena nasce Noah e l'intenzione... Non è che ti ubriachi, no? Che beh, poi sì, quel giorno non riconosci quel resto. Quel giorno bevo per divertirmi, cioè metterò da parte... Dove no, non ubriacarmi no, perché non credo... Non sono uno che si imbriaga, insomma, berrò per stare, per festeggiare, ecco, in armonia con i pochi amici che ci saranno quel giorno. Con il nonno sarà felicissimo. Noi stiamo comprando alcune bottiglie gagliarde, voglio... Importanti. Sì, sì, ci metterò alcune bottigliette, una decina di bottigliette, se non 15. Ma non tutti insieme. Poco prima di partorire ci devi far vedere questa. Esatto, vediamo la collezione di vino. La collezione di vino per la nascita di Noah. Esatto, quindi in nome di Noah noi drinkeremo. Insomma, voi dite che ce la fa? Diteci un po'. Che cosa gli consigliate? Cosa consigliate all'Ester di fare, insomma, per assistere al parto? Oppure gli consigliate di non assistere? Perché poi c'è gente che dice che è meglio che tante volte i papà non assistano al parto, perché se magari vedono tutto là sotto, e poi dopo dice che, che rimangono un po' scioccati. E poi una volta, insomma, che si può ripartire, diciamo, ad avere rapporti sessuali, sono un po' così, un po' si tirano indietro perché hanno visto quella cosa tutta strana, Okay. e dice che rimangono un po', come si dice, che rimanete un po' Cioccati. scioccati, diciamo, da questa cosa, no? Vabbè, io non sono il tipo Ma che... Cioè, io alla fine... penso che è una cosa bella, insomma, Sì, la nascita, diciamo, tutto non quello che credo che comporta. un momento così bello uno si metta poi a pensare in altre cose, a parte il fatto che sta per nascere il figlio. Sta pulendo. Insomma, No, vabbè, andiamo a vedere la cosa che faccio vedere. Che bello, Cristian. Guarda che ti fa vedere papà. Che bravo, vai. Tocca a te. Corri. Lascialo qua lascia qua la corda. Uno, due, tre, lanciala! Vai! Prendila, papà! Sei pronto? Pronti? Partenza! Via! Che bello! Fammi vedere il sederino. Ah, hai pulito proprio tutto lo scivolo! Guarda com'è combinato, mamma mia! We'll be right back.
Dai amore, fammi vedere un po' quanti salti riesci a fare con la corda. Uno, mezzo. Basta. Dai, non riprova. Non lo so fare, non lo so davvero. Ma che davvero? A parte che non lo so fare, non l'ho mai provato poi da tutto. Noi a scuola non lo facevamo, lo facevano solo le bambine. Quando. Ma che davvero? A scuola non ti facevano saltare la corda? No, quando sei piccolo non te lo fanno fare, è un gioco secondo il governo cubano, almeno all'epoca che ho studiato io. Era una cosa per le bambine. Poi in età in cui cominci ad avere già i 15, 18, 20 anni che fai una carriera o cominci a affrontare magari, come dicevo, una carriera sportiva, i pugili o altri, non lo so, già glielo fanno fare, però come un esercizio proprio per lo sport. Però quando hai 5, 8, 10, 12 anni nella recreazione fisica non si fa questo, cioè è una cosa, come dicevo, è una cosa per le bambine, cioè è un... Che brutto però, come pure, cioè, ammazza che maschilisti come pure che pure il calcio è per gli uomini, oppure il kicking ball che sarebbe tipo il baseball ma con i piedi, per un gioco per i maschi, non ti fanno fare le bambine, insomma era tutto molto delineato, molto... Molto politicamente secondo me è scorretto, no? Perché del tipo sei femmina, questo lo puoi fare, sei maschio, questo lo puoi fare. E questo ha che molto a che fare, vabbè, tornando sempre al discorso purtroppo sì, della politica di ogni paese, in libertà e in rispetto, cioè, ignoranza. Quando c'è libertà e rispetto. Mica ogni, lo sapevo questo, ogni vero, bambino... non ci avevo mai fatto caso, perché io da piccola sono stata sempre brava, però sì, essendo femmina, tipo, sempre i giochi delle bambine, no? Il giaghi, vabbè, queste cose qua, non so come si chiama. I giaghi praticamente sono le stelline, stelline con la pallina, insomma. Ai maschietti sì, non ce lo fanno fare, è un gioco proprio da femmina, cioè assolutamente non c'è verso, né a scuola né tantomeno a casa, a volte per giocarci, cioè, perché è divertente, li dovevo fregare la sorellina, insomma, per poterci giocare. O giocare pure con le viglie, no? Mi stanno avvicinando la roba nostra. Attenzione perché hanno all'Eur hanno fatto male a un sacco di persone giorni fa. Si stanno ribellando le cornacchie. È uscito pure sul giornale che all'Eur hanno fatto male a un sacco di gente. Il papà l'hanno aggredito. Dai, dobbiamo andare via, vieni papi. Insomma, dicevo questo, questo poi condiziona molto, molto le persone, perché io magari avrei potuto imparare, a parte che ti fa anche un sacco bene come sport, come diversione, ma però vabbè, purtroppo lì la ideologia, come già detto altre volte, l'ideologia comunista ha fatto a volte anche dei danni irreparabili, e altri invece che sono inopportuni, inutili, cioè per quale motivo uno deve proibire a un bambino di non fare una cosa del genere? Secondo me è anche una cattiveria, però vabbè. Vabbè, questo mi è venuto in mente adesso perché tu me l'hai chiesto di fare. Io poi no, hai fatto bene perché io lo sapevo, cioè non ci avevo mai pensato a questa cosa. Anzi, se non ricordo male, l'educazione fisica, ho dei ricordi così. Che ce la facevano un mo' separato, cioè le bambine da una parte e i maschietti da un'altra. Adesso non ricordo se era tutto o parte di quello che si facevano, però era magari per delineare, tipo i maschi fanno così, le femmine fanno così. Mamma mia, che brutto! Andiamo, Cristian! E così. Andiamo, amore! Vieni! Dove andiamo? Eccoci, alla fine siamo andati via da Circo Massimo. E siamo venuti a Decathlon, abbiamo comprato questa sedia. L'hai presa? Fa vedere. Questa quella blu. Bravo. Così posso andare al mare. No, ma che è l'ombrellone che si è rotto quello che abbiamo fatto. Ah, ecco, apri l'ombrellone, andiamo. Possiamo andare? Sei stanco? Sì. Allora andiamo a casa che siamo stanchi, vero? Andiamo a casa o vuoi continuare a fare dei giri? Tu che dici papà, andiamo a casa? Si chiama mondo di umanità. Andiamo a casa che siamo pronti. Girato. È girato, uno fa quella del film Lo Cinese che piangere. E la palla.
non mi ricordo. Lanciare. Quella che fa con il provviso. Sì, no, lo so. E girare. Una cosa del genere, no. Sì, ma non mi ricordo. Va bene, noi andiamo. E noi andiamo. Saveria, dai, Saveria. Ciao ragazzi. La mia cavalla.